Stabilimento balneare Mare Chiaro, rigorosamente chiuso. Sono le ore 15 circa. Alle 15:50 al portiere qui di Ostia, io ho notato questi signori. Io personalmente, Fabrizio, trovo che non sia giusto poi che uno debba fare appunto con queste cose, scavalcare tutto, perché il mare secondo me è l'accesso di tutti, e quindi l'uscita dal mare a fuori dovrebbe essere accessibile a tutti. Ma quei signori lì hanno detto che non si poteva uscire. Non si è mai potuto uscire, è sempre stato bloccato, è così che vanno le cose, ci hanno detto. È sempre stato chiuso, dalla mattina fino alla sera. È aperto il stabilimento. L'ordinanza 2387, esatto, del sindaco del municipio, la data 1-10, che dice appunto che devono lasciare anche nel periodo invernale i passaggi aperti. Per entrare tutto è soltanto che litigare a mani, con le mani, indicare. Cosa basta, che non ci appartiene. Non è... Noi invece vorremmo che le cose siano fatte in maniera legale e giusta. Certo, anche perché... semplicemente l'osservanza delle leggi, dato che una legge c'è, però non viene mai rispettata. Quindi, come al solito, queste leggi che si fanno non vengono rispettate. I vigili ci stanno, però come non dicono niente. Infatti. Anche perché poi quello che vuole dire, conto magari io, che anche ho un'età che lo posso ancora fare, a scalcare una donna con un bambino, oppure come fa? No, ma l'accesso deve essere lì, perché io non uso i servizi. Nei bagni può solo passaggio. Ma poi c'è il passaggio, certo, può dare, certo. Cioè, una donna comunque, molto bambini, semplice, non è che uno sta aspettando le cose. Il mare è di tutti, cioè già c'è stato tolto tante cose, no? Pure il mare, cioè, ma è eccessivo, il mare è di Dio, è di tutti. È un bene naturale, bene che Dio ha dato naturale tutti. Di tutti. Adesso poi stanno facendo barricate di sabbia. È un bene che Dio ha dato a tutti. Quindi, comunque questo, certo, è un fatto, andrebbe denunciato. Ciao a tutti. Grazie. Okay. Arrivederci. Abbiamo fatto un sopralluogo a destra e a sinistra del pontile per vedere la situazione degli stabilimenti, dell'apertura dei varchi in questo periodo autunnale e invernale, dal primo ottobre al 30 aprile. La situazione che abbiamo trovato è una situazione veramente incresciosa, perché questi stabilimenti non ottemperano minimamente a quella che è l'ordinanza. Cioè, gli stabilimenti dovrebbero essere aperti e accessibili al pubblico, ma quasi tutti sono chiusi. O meglio, quelli che sono aperti non hanno un cartello, per cui chi procede per la strada non sa se lo stabilimento è accessibile e si può arrivare alla spiaggia o meno. Comunque la maggior parte, dicevo, sono chiusi.